Monica Maggioni, un volto noto della televisione qui a Piacenza al Festival del Diritto. E vogliamo cominciare con la domanda che si pone il pieghevole in cui viene illustrato l'incontro di oggi, se cioè è davvero possibile avere così un mondo più giusto, diciamo un mondo senza conflitti, perché la globalizzazione porta dei conflitti anziché risolverli. Beh, sul fatto che sia possibile direi che è sicuramente molto difficile, forse impossibile, ma questo non significa che uno deve smettere di continuare a lottare perché questo accada o perché le cose cambino davvero. Il fatto che ci sia la giustificazione, che la storia non ha mai raccontato un'epoca senza conflitti, non può essere utilizzata per dire che allora bisogna accettare l'esistenza dei conflitti. E credo che il fatto di essere a questo festival, il fatto di parlare di questi temi e di parlarne anche con giovani, con nuove generazioni, con ragazzini delle scuole, significa dire che ci deve essere una cultura del diritto, di quello che è giusto e di quello che è sbagliato, che prescinde dal fatto che le cose vadano in un modo o in un altro. Tu sei stata anche una giornalista, l'unica italiana embedded nella guerra del Golfo, diciamo scatenata subito dopo l'attacco delle Torri Gemelle. Che esperienza ti porti dietro rispetto a questo conflitto? Ma mi porto dietro innanzitutto il fatto di aver fatto 3 mesi da embedded e di avere questo marchio, nonostante io poi abbia fatto altri 10 anni praticamente di conflitti e non da embedded, anche se io rivendico quell'esperienza perché è stata un'esperienza all'interno della quale ho potuto vedere un angolo della guerra che altrimenti non avrei visto. È stato in quell'occasione che ho visto quali erano le condizioni dei militari americani ed è stato quello che mi ha permesso 10 anni dopo di raccontare il fatto che oggi i militari americani tornano in America, molti di loro si suicidano, c'è un enorme problema di veterani che non viene trattato. È il fatto di entrare nelle cose che poi permette di seguirle, di non dico cambiarle, ma certamente di avere un occhio attento perché anche le non notizie come questa dei militari che si suicidano arrivino alla luce. E a proposito di America, sei stata inviata alle scorse elezioni negli Stati Uniti. Anche lì eri embedded in qualche maniera, e queste come le stai vivendo, diciamo, dall'esterno? Un pronostico oppure il tuo stato d'animo? Ma cosa posso dire? Le elezioni di Obama di 4 anni fa erano cariche di un elemento anche emotivo fortissimo, di un racconto, di una speranza e del fatto che c'era davvero un mondo che cambiava, perché non è ovvio né banale ricordare che Barack Obama è stato il primo presidente afroamericano di colore nella storia degli Stati Uniti e questo ha cambiato le cose. Io sono convinta che questo abbia cambiato il mondo, al di là di quelle che poi sono le valutazioni sulla presidenza Obama, ma che sono assai più complesse e richiederebbero un tempo assai più lungo, però qualcosa è cambiato, quindi sono state 4 anni fa delle elezioni e una campagna elettorale estremamente emotiva, questa lo è in qualche misura assai di meno, anche se potrei dire quelli che sono i sondaggi oggi che danno Obama in vantaggio, non so che cosa accadrà perché poi l'esperienza insegna che le elezioni si decidono il giorno delle elezioni, certo è una campagna sicuramente assai meno ad alta tensione di quella di 4 anni fa. E un'ultima domanda te la faccio per i conflitti che ci riguardano da vicino, conflitti fra giornalisti e istituzioni, e chiaramente il caso Sallusti a farla da padrone. Io non lo interpreto come un conflitto tra giornalisti e istituzioni perché significherebbe immaginare che qualcuno dei due sta facendo una cosa più o meno sovversiva. Io penso che ci siano delle leggi, vedi quella che in questo momento riguarda Sallusti, che limitano la nostra possibilità di fare giornalisti e io penso che le leggi che limitano la nostra possibilità di fare giornalisti, e non mi riferisco solo a quella che ha colpito Sallusti, siano leggi che in qualche misura vanno ripensate, riscritte e certamente cambiate. Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, una rivista di geopolitica che si occupa anche di conflitti. Diciamo che i conflitti sono, ahimè, il sale delle nostre analisi. Noi cerchiamo non di creare delle formule magiche che spieghino tutto, ma di analizzare caso per caso i principali conflitti che sono oggi di fronte a noi e quelli che stanno maturando nella nostra inconsapevolezza. In questo Festival del Diritto qui a Piacenza ai conflitti però si accosta qualcosa di positivo come la solidarietà.
Certamente, i conflitti creano solidarietà in genere fra le parti in conflitto. Il problema è riuscire a capire quali sono le poste in gioco, quali sono gli obiettivi delle parti in conflitto e cercare di comporre delle mediazioni. Purtroppo oggi gli agenti capaci di mediare i conflitti si riducono veramente a pochi. E appunto di mediazioni, uno dei numeri di Limes aveva per titolo i media come arma. Il media, anziché mediare, anziché entrare nel conflitto per risolverlo, molto spesso lo alimenta. I media per definizione non sono deputati a risolvere i conflitti, sono deputati a raccontarli. C'è modo e modo di farlo, spesso i media sono delle armi di propaganda che vengono usate da questa o quella parte. Qui in Italia abbiamo un caso che riguarda i media, il caso Sallusti. Che idea si è fatto? È una vicenda molto molto particolare e comunque mi auguro di tutto cuore che il signor Sallusti non solo non finisca in prigione, ma che ci sia un chiarimento sulle origini piuttosto torbide di questa vicenda.